sperimentale. Ma comunque questa è la proposta di legge che abbiamo presentato in Parlamento. Per esempio, non ti rifiuta dopo tre lavori, allora se rifiuta tutti e tre lavori sinistra, che lavora fa di meno. Certo, certo. Allora noi distacchiamo il reddito di cittadinanza, non lo facciamo uscire e lo diamo a chi realmente vuole andare a lavorare. Le proposte buone ci sono, per attuarle ma Renzi sta, non so se avete letto, ho letto un po' stamattina la rassegna, sta in caduta libera, Ci facciamo accordo, è inutile che predichiamo che anche sta gente viene a casa. Perché abbiamo solo un accordo e poi in quanto avanti. Comunque la fiducia di 10 milioni di votanti, di elettori, abbiamo preso 10 milioni di voti. Allora non abbiamo fatto l'accordo, perché devono andare tutti a casa. È bello questo colloquio, riprendo. Ma mi sposto da qua, aspetta. Attenzione. Vi voglio riprendere perché è bello, mi piace, vi riprendo in modo che condividiamo questi contenuti. Io non sto parlando dei pensionati, sto parlando di intere famiglie che lavorano in nero, hanno anche macchine, moto, case. E là si deve acchiappare, ma guardi i finanzi a posto, Ma guardi i finanzi a posto. Vabbè. Dobbiamo civilizzarci. Niente a fare. Perché questo è il paese più bello di me. Per 3-4 responsabilità. Perfetto. Se rifiuti la prima volta, la seconda volta. Allora, la proposta di legge, sapete come funziona? La proposta di legge noi facciamo, diamo il reddito di cittadinanza per 3 mesi. Dopo 3 mesi avviene la prima proposta di lavoro. Se lui rifiuta la prima proposta di lavoro, noi gliene facciamo un'altra. Se rifiuta anche la seconda, gliene facciamo una terza. Alla terza, se rifiuta la terza, allora significa che questo cittadino già lavora in meno e perde anche il reddito di cittadinanza. Questa è la nostra proposta di legge che abbiamo fatto in Parlamento. Riprendete questo grillino, grillino. Essere 60 anni fa la Germania era rasa al suolo, abbiamo ricostruito noi gli italiani, era rasa al suolo, comanda l'Europa. Vabbè, un altro popolo, hanno un'altra mentalità i tedeschi, sono un altro popolo. No, noi siamo per il nostro DNA, no. Io ho iniziato in politica a 15 anni, 40 anni. Ancora rassegnare in Italia. È un po' solo. Però dove rassegnato no, perché l'ho portato. Ma l'ha abbracciato. C'è Angela, però che come ragiona come dici tu. Almeno in Europa ce l'hanno tutti, tranne noi e la Grecia. Ma sapevate che poi in maniera romana si può un reddito di cittadinanza? Ma in romana! Che poi diciamo ha diverse formule per dire a secondo della nazione magari vi danno l'agevolazione, non so, sulla casa, sulle bollette, però sono forme di... L'Europa sul popolo civile, se rinasco voglio rinascere in un'altra nazione.
o nasci in America. Ma la nostra per cultura e arte, secondo me, non la faccia a cambio con nessuno. Ma se nessuno è uguale, però è la mentalità nostra che sbagliata. Quella io lo so, quando è brutto. L'anno prossimo vedrete altri gazebo per strada, degli altri partiti. Noi anche dopo le elezioni stiamo sempre in Italia. Ma anche i nostri parlamentari stanno per strada, stanno in giro per l'Italia, per l'Europa. Invece questi qua della casta già stanno con Pogliotti, già stanno tutto organizzando. In vacanza tornano a novembre. Più per parlare e fare non posso farmi, dovrei scrivere. Al movimento? Al movimento. Come si scrive? Spiegaglielo un po' all'amico. Spiega un po' all'amico. Andare sul Google. Allora. Per partecipare, diciamo, allora, per partecipare diciamo, agli eventi, ai gazebo, diciamo, è sufficiente andare sulla pagina del Meetup Amici di Peppe Grillo, una semplice email, vi registrate, questo per mantenervi aggiornato, diciamo, ogni giorno dove facciamo i gazebo, le riunioni e gli eventi. Invece per iscrivervi proprio al movimento dovete attraverso il blog di Peppe. C'è praticamente soprattutto l'intestazione, vedete proprio l'icona del Movimento 5 Stelle, ci cliccate sopra, cliccate sulla pagina iscriviti, puoi iscrivere al movimento. Iscrizione gratuita, tranquillamente. Si apre un form e praticamente oltre ai soliti vostri dati, con un'email valida, dovete scannerizzare la carta d'identità e diciamo allegarla ed inviarla. Una volta fatto questo, praticamente risultate un utente certificato. Che cosa vi comporta? Vi comporta per esempio che quando abbiamo le elezioni, per dire, l'anno prossimo teniamo le elezioni su Napoli, voi avete la possibilità per dire di votare a secondo diciamo della lista che si andrà a creare, cioè noi voteremo il nostro comparto diciamo sul nostro. Bravo. Come adesso che ci sono le regionali, ci sono state le regionali, abbiamo fatto altrettanto e così farete ad ogni tornata che ci sarà, cioè le elezioni nazionali, le europee. E poi oltre questo avete la possibilità di entrare nel portale del movimento, dove praticamente adesso stanno facendo bidirezionalmente, cioè i parlamentari propongono delle leggi e le sottopongono diciamo ai cittadini per ognuno essere dà la propria opinione, approvazione. Bravo, un'idea. Fate qualche foto, diciamo giù da me se bisogna fare qualche cosa. Al contrario, cioè i cittadini che propongono loro al vaglio dei parlamentari. Adesso partirà anche diciamo l'inverso praticamente con loro. Insomma, è sempre un modo per farci partecipare. Genna, i nostri parlamentari non vanno in vacanza, stanno sempre in giro, spargete la voce, sempre. Io almeno in queste immediate elezioni ho notato una cosa, c'è stato un po' di assenzione, però non ci dimentichiamo che comunque noi a Napoli siamo la prima forza, oltre il 25%. Quindi questo credo che comunque lasci ottimamente sperare per l'anno prossimo. Certo. Ma come voi tante persone stanno comunque ritornando. Sei ancora giovane e hai ancora voglia di lottare. C'è gente che a 18 anni aveva segnato, sta cambiando. Che non gente che ha dato la propria sì, sì, personaggio domani possa aver bisogno. Non guardate i telegiornali, noi abbiamo i telegiornali di regime, che danno di informazione. Vabbè, ma si sa che a livello di informazione siamo in graduatoria, mi pare oltre il 70esimo posto nella graduatoria mondiale. Secondo e terzo socialisti, democrazia oscurato e comunisti. Andava tutto bene, appena uscito da questo, con la televisione, che comincia a fare la sua politica. Manipolare la gente. E la sua politica, no, diciamo, parliamo all'epoca, che comincia, non ci andava bene più a quei personaggi, però per 30 anni che hanno fatto, 30-40 anni che hanno fatto. Sono andati a braccetto insieme praticamente. Prima su uno ci stava la democrazia, su due i socialisti e su tre i comunisti. Andava tutto bene, ognuno faceva la televisione, i programmi, il telegiornale a loro
a loro piacimento. Ma quando ci Berlusconi con i telegiornali suoi cominciamo a parlare diversamente, sì, che andare in scarpa sinistra. E c'è, dovresti potere. Dovresti potere. No, ma non si può fare che quello fa quello e quello. Stanno fatto andando, ma come qui? Ma i giornalisti dei giornali sono stipendiati. Obiettivo nelle cose. Voi sapete che nei nostri comuni dove sta il movimento stanno approvando il reddito di cittadinanza, nei nostri comuni la chiusura dell'Equitale, Pallani Quarto, Gela, Augusto, Porto Torres, Parma. Ogni sindaco ha il potere di chiudere l'Equitale sul proprio comune, perché la gente si sta suicidando con l'Equitale, l'Equitale chi la fa? È il signor Monti che messo dai mancare. Signor Monti. Il signor Monti. Che disse? Non possiamo, dopo guardare l'Italia, non possiamo guardare poche decine di imprenditori che sono suicidano. Sacrificabili, bravo. No. Quando bravo. Disse, lo disse bravo. Lui, i giovani si annoiano con il posto fisso, una cosa del genere. Fu lui o no? Oh, no, il posto no. Fisso, poi si annoiano, no. I giovani. Mm. Ti ricordi tu? Sì. Hanno fatto quello che doveva fare l'anno dopo. Hanno fatto con tante altre. Il Movimento 5 Stelle è un movimento di cittadini onesti. Non siamo un partito. Ciò vi ripeto, fare dire la voce anche agli amici. Che qua siamo? Parla. Ma tu questo voglio, non c'è del cuore. Avete fatto caso che la gente ottusa. Ma da appiccicare la gente? Sì. È un grande. Certo. Denaro, vanno che bene il nostro comune. Napoli a 5 stelle. Italia a 5 stelle, reddito di cittadinanza. Napoli di 5 stelle. A me anche per te, ma non è tanto il fatto del reddito di cittadinanza. Aria pulita, strade migliori. Qui quando io ho salvato il cittadino. Cioè, ma grande Napoli 5 Stelle. Prende. Vengo. Ecco qua, veniamo all'ombra. Questa mattina mi sono svegliato presto. Ho controllato, ho visto. La conferenza che si è tenuta ieri al centro di Lezzo. Sei stato proprio magnifico. È piaciuta? Alla grande. E mo praticamente comunque ci dovremmo vedere da questo. Adesso dobbiamo innaffiare queste idee. Certo. Ma anche perché vedo che comunque, diciamo, è un tema che interessa comunque molto, perché poi dopo è abbastanza ampio, cioè il tema delle disabilità. Comunque è vasto, perché poi oltre ad interessare le persone direttamente interessate, poi sono collegate anche persone, associazioni, familiari. Anche se già c'è la FISH, tanto di rispetto di cappello. Certo. Creeremo qualcosa in più. Certo, ma io diciamo con questa piattaforma, diciamo, wiki pubblica, l'ho fatta proprio in modo, creando varie categorie, per fare praticamente partecipare tutti, ognuno nella categoria della professione che a lui sente più vicina. E quindi io ho messo anche questa cosa, praticamente dire, cioè partecipate, iscrivetevi e partecipate e mettete i vostri contenuti dentro praticamente. Poi praticamente piano piano ci muoveremo su due binari, da una parte la parte informativa e di denuncia e dall'altra parte la parte propositiva e che diciamo di proposte di legge che possono sfociare in qualche cosa a livello di istituzione, che poi sarà per le prossime comunali, sarà un interfacciamento con gli attuali consiglieri in regione, cioè questo poi lo stabiliremo tutti qua, come ci vogliamo muovere, così ci muoviamo. L'importante è che facciamo comunque partecipare tutta la cittadinanza, diciamo, coinvolgendola, anche tutti coloro che, cioè non ci interessa, non deve essere una... creare delle sinergie. Certo, fare, diciamo, confrontarsi con
le persone che sono legate alle associazioni, perché vedi quanti ce ne sono di associazione, e quindi ascoltare tutti quanti e vedere di trovare tutti insieme le migliori soluzioni, poi per tutti in effetti, diciamo. Non deve essere una battaglia esclusiva, diciamo, di una sola forza o entità politica, ma deve essere una battaglia di civiltà per tutti quanti, praticamente. Concordo con tutti.